Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel ripercorrere le controversie più interessanti che hanno segnato la storia di Nintendo, abbiamo già visto che l'ottavo capitolo di Mario Party mise nei seri guai l'azienda di Kyoto, tanto che fu costretta a ritirare il gioco dagli scaffali del Regno Unito a causa di una svista di traduzione. In realtà però il Party Game alzò un bel polverone già a partire dal suo debutto sul Nintendo 64 nel 1999. Mario Party infatti metteva a rischio l'incolumità dei giocatori, tanto che Nintendo fu quasi costretta a pagare ben 80 milioni di dollari per risarcire la sua utenza. Prima di capire come sia stato possibile uno scenario del genere, vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi approfondimenti storici. Iniziamo! La forza della serie di Mario Party risiede in una formula vincente che è rimasta sostanzialmente invariata nel corso degli anni. Già il primo episodio della serie presentava tutte le caratteristiche fondamentali che avrebbero accompagnato l'evoluzione della saga nel corso degli anni senza particolari stravolgimenti. L'idea di Hudson Soft era quella di riproporre in forma virtuale le dinamiche di un gioco da tavola, dove le caselle del tabellone garantivano l'accesso a dei brevi e frenetici minigiochi che richiedevano al giocatore di compiere le azioni più disparate. Grazie a delle meccaniche semplici e intuitive, Mario Party era ovviamente un prodotto pensato per essere goduto appieno in multiplayer e per questo rivolto a qualsiasi tipo di giocatore, in particolare i più giovani. La competizione spesso diventava agguerrita e pur di arrivare primi si escogitavano le tattiche più strampalate. Ed è proprio qui che nacque il problema. Alcuni minigiochi richiedevano di compiere più volte possibile un'azione specifica in un determinato tempo. In sfide come Pedal Power o Tug of War bisognava ruotare il control stick come addannati e molti giocatori, per aumentare drasticamente il numero di input registrati, preferivano eseguire l'azione non con il pollice ma con il palmo della mano. Ora, lo sapete, il tridente del Nintendo 64 non è certo un campione di ergonomia e lo stick analogico, per quanto fu un'introduzione rivoluzionaria, aveva una texture abbastanza aggressiva che di sicuro non si sposava bene con la pressione del palmo. Ne conseguì che diversi utenti iniziarono a riportare ferite e abrasioni in seguito alle sessioni più concitate, che lasciavano dei veri e propri marchi sui palmi. Nintendo inizialmente non si espose sull'accaduto, ma di sicuro era a conoscenza del problema. In quegli anni infatti erano attive le cosiddette hotline, ovvero delle linee telefoniche a pagamento pensate per fornire aiuto su determinati giochi a chi aveva bisogno di una guida. Insomma, immaginateli come degli antenati dei walkthrough o dei let's play su YouTube prima dell'avvento di internet. E le linee telefoniche dedicate al supporto di Mario Party, se interpellate, stranamente ci tenevano a ricordare agli utenti di utilizzare le dita piuttosto che il palmo delle mani durante i minigiochi. Un po' come accadde in seguito con il laccetto del Wiimote, Nintendo sperava di averla fatta franca con un avvertimento necessario, ma forse arrivato in maniera troppo tardiva. La situazione però ben presto precipitò, tanto che nel 2000 arrivarono all'ufficio del procuratore distrettuale di New York circa 90 denunce contro Nintendo. Non fu presa nessuna vera e propria azione legale, ma l'azienda giapponese fu costretta a riconoscere il problema e a patteggiare per una soluzione. Pagò infatti ben 75.000 dollari per le spese giudiziarie e inoltre si impegnò a fornire dei guanti protettivi, 4 per ogni casa, a tutti gli utenti che si sarebbero lamentati delle ferite riportate. Avendo venduto ben 1.200.000 copie, la perdita potenziale di Nintendo fu stimata intorno agli 80 milioni di dollari, ma fortunatamente, a quanto pare, non ci furono altri casi documentati di ferite da Mario Party. L'accaduto però segnò il destino della serie. Il primo episodio, troppo pericoloso per la salute dei giocatori e per le tasche di Nintendo, non è mai stato ripubblicato, neanche all'interno dei servizi di Virtual Console su Wii e Wii U. Allo stesso modo, minigiochi che richiedevano di ruotare con veemenza gli stick analogici sono stati silenziosamente banditi negli episodi successivi, facendo il loro ritorno solo anni dopo su DS, all'interno di Island Tour. Questo grazie al Circle Pad decisamente più comodo del vecchio Control Stick. Insomma, lo avreste mai detto che Mario Party rischiava di passare alla storia come uno dei videogiochi più pericolosi e violenti di tutti i tempi? Se non altro si conferma come la serie più controversa di Nintendo, un'azienda che nonostante la sua continua ossessione verso il territorio del family friendly, nel corso degli anni ha avuto uno storico di controversie
abbastanza importante. E voi poracci, siete mai rimasti fisicamente offesi da un videogioco oppure la vostra carriera prosegue senza incidenti? Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Se questo genere di video vi interessa, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Palmo, Michele Parti, ciao!